Allora, cari amici, bentornati all'ascolto. Siamo in attesa di collegarci con Piazza San Pietro. Un caro saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Alberto Giovannetti, che in questo momento mi sta assistendo alla parte tecnica. E un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori delle radio che sono collegate, Radio Luce di San Benedetto del Tronto, tutto il circuito in Blu Radio, Radio Nuova Trieste e Radio Condivisione Palermo. Allora, vedremo un attimo che cosa dirà Papa Francesco durante questo Angelus. I temi sono tanti, li conoscete, c'è la questione dell'Ucraina, della guerra, delle guerre che ci sono. Ricordiamo che ieri c'è stata la liberazione di 4 ostaggi israeliani che erano detenuti a Gaza da Hamas dal 7 ottobre, però purtroppo dobbiamo dire che sta aumentando in modo drastico, quasi esponenziale il numero dei morti. Proprio pochi minuti fa il Ministero della Sanità di Gaza ha detto che ci sarebbero almeno 37.084 palestinesi uccisi da quando è scoppiata la guerra e quasi 85.000 feriti, numeri davvero tragici, tragici. La questione problematica è che, tra l'altro, ancora ad oggi non si veda una soluzione diplomatica. Tutti coloro che hanno tentato in qualche modo di intervenire, dall'Egitto al Qatar agli Stati Uniti, per far sì che quella guerra finisse, non ci sono riusciti. E purtroppo la diplomazia ha fallito, o quantomeno non si è impegnata a sufficienza anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina. La prossima settimana ci dovrebbe essere questo vertice in Svizzera per far sì che davvero la guerra in Ucraina trovi una soluzione diplomatica. Purtroppo a questo vertice dovrebbe mancare la Russia, per cui anche le speranze non sono a massimo livello in questo momento, sia per quanto riguarda la guerra in Ucraina sia per quanto riguarda appunto Gaza, dove questa mattina tra l'altro sono ripresi i bombardamenti dopo la liberazione appunto dei 4 ostaggi nel campo profughi di Nuseirat. Tra l'altro sembra che appunto in questo campo profughi poi siano stati uccisi almeno 17 miliziani di Hamas. C'è attesa tra l'altro per la liberazione di tutti gli altri ostaggi, ma in questo momento do la linea alla regia perché si sta per affacciare Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia di oggi ci dice che Gesù, dopo aver iniziato il suo ministero pubblico, si trovò fronte a una duplice reazione: quella dei suoi parenti, che erano preoccupati e temevano fosse un po' impazzito, e quella delle autorità religiose, che lo accusavano di agire mosso da uno spirito maligno. In realtà Gesù predicava, guariva i malati con la forza dello Spirito Santo, e proprio lo Spirito lo rendeva divinamente libero, cioè capace di amare e di servire senza misura e senza condizionamenti. Gesù libero. Soffermiamoci un po' a contemplare questa libertà di Gesù. Gesù era libero di fronte alle ricchezze, perciò ha lasciato la sicurezza del suo villaggio, Nazareth, per abbracciare una vita povera e piena di incertezze, curando gratuitamente i malati e chiunque venisse a chiederle aiuto, senza mai chiedere nulla in cambio. La gratuità del ministero di Gesù è questa, e anche la gratuità di ogni ministero. Gesù era libero di fronte al potere,
Infatti, pur chiamato molti a seguirlo, non ha mai obbligato nessuno a farlo. Ne ha mai cercato il sostegno dei potenti, ma si è sempre messo dalla parte degli ultimi, insegnando ai suoi discepoli a fare altrettanto, come l'ha fatto lui. E infine Gesù era libero di fronte alla ricerca di fama ed anche libero dell'approvazione, e per questo non ha mai rinunciato a dire la verità, anche a costo di non essere compreso, di diventare impopolare fino a morire in croce, non lasciandosi intimidare né comprare né corrompere da niente, da nessuno. Gesù era un uomo libero, libero di fronte alle ricchezze, libero di fronte al potere, libero di fronte alla ricerca della fama. E questo è importante anche per noi. Infatti, se ci facciamo condizionare dalla ricerca del piacere, del potere, dei soldi o dei consensi, diventiamo schiavi di queste cose. Se invece permettiamo all'amore gratuito di Dio di riempirci e dilatarci il cuore, e se lo lasciamo traboccare spontaneamente, ridonandolo agli altri, con tutto noi stessi, senza paura, calcoli e condizionamenti, allora cresciamo nella libertà e diffondiamo il suo buon profumo anche attorno a noi. Allora possiamo chiederci: io sono una persona libera? Oppure mi lascio imprigionare dai miti del denaro, del potere, del successo, sacrificando a questi la serenità e la pace mia e degli altri? Spargo negli ambienti in cui vivo, negli ambienti in cui lavoro, aria fresca di libertà, di sincerità, di spontaneità? La Vergine Maria ci aiuti a vivere e ad amare come Gesù ci ha insegnato, nella libertà dei figli di Dio. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concedite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Via mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut in me officiamo promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, che angel nunciante Christi Fili tua, incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et somnum et tus quae in saeculum. Victorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Dopodomani, in Giordania, si terrà una conferenza internazionale sulla situazione umanitaria a Gaza, convocato dal re di Giordania, dal presidente dell'Egitto
e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Mentre li ringrazio per questa importante iniziativa, incoraggio la comunità internazionale ad agire urgentemente con ogni mezzo per soccorrere la popolazione di Gaza, stremata dalla guerra. Gli aiuti umanitari devono poter arrivare a chi ne ha bisogno e nessuno lo può impedire. Ieri ricorreva il 10° anniversario dell'invocazione della pace in Vaticano, alla quale erano state presenti il presidente israeliano, il compianto Shimon Peres, e quello palestinese Abu Mazen. Quell'incontro testimonia che stringersi la mano è possibile e che per fare la pace ci vuole coraggio, molto più coraggio che per fare la guerra. Pertanto incoraggio i negoziati in corso tra le parti, anche non sono facili, e auspico che le proposte di pace per il cessate il fuoco su tutti i fronti e per la liberazione degli ostaggi vengano subito accettate per il bene dei palestinesi e degli israeliani. E non dimentichiamo il martiriato popolo ucraino, che più soffre e più anela la pace. Saluto questo gruppo ucraino con le bandiere che sono lì. Ti siamo vicini. È un desiderio questo della pace, perciò incoraggio tutti gli sforzi che si fanno perché la pace possa costruirsi quanto prima con l'aiuto internazionale. E non dimentichiamo il Myanmar. Saluto voi romani e pellegrini di tanti paesi, in particolare l'insegnante del ginnasio San Giovanni Paolo di Kiev, Ucraina. Slava Gesù Cristo, che incoraggio nella loro missione educativa in questo tempo così difficile e doloroso. Saluto professori e alunni della scuola diocesana Cardenal Cisneros, della diocesi di Sigüenza Guadalajara in Spagna, come pure i fedeli di Assemini Cagliara, i bambini della scuola Giovanni Prati di Padova e i ragazzi della parrocchia Sant'Ireneo di Roma. Rinnovo il mio saluto ai cantori che sono venuti a Roma da ogni parte del mondo. Cantate qualcosa dopo. Per partecipare al 4° incontro internazionale delle corali. Carissimi, con il vostro canto potete sempre dare gloria a Dio e trasmettere la gioia del Vangelo. Auguro a tutti una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Sono pochi. E allora, cari amici, vi riassumo che cosa ha detto il Papa. Ha detto: possiamo chiederci, io sono una persona libera, oppure mi lascio imprigionare dai miti del denaro, del potere e del successo, sacrificando a questi la serenità e la pace mia degli altri, spargo negli ambienti in cui vivo e lavoro aria fresca di libertà, sincerità e di spontaneità. In sostanza, degli interrogativi importanti che Papa Francesco ci ha proposto, appunto ricordando il Vangelo della liturgia di oggi. E poi tutta una serie di questioni. Il Papa è tornato su la guerra in Ucraina, il Medio Oriente. Soprattutto ha parlato di questo vertice che ci sarà martedì in Giordania per quanto riguarda appunto gli aiuti umanitari a Gaza. Un attimo però la linea alla regia.